Il progetto Gateway tradotto integralmente in italiano, un approccio scientifico alla parapsicologia. Che cos'è la coscienza? Sopravvive la morte fisica? La pagina nascosta del progetto Gateway, la scienza degli antichi, i nuovi progetti brain dei governi, remote viewing, viaggi fuori dal corpo, meditazione trascendentale, la vera matrix a cui sei sottoposto, sogni e parapsicologia, esperienze di pre-morte e carte ufficiali alla mano, nuovi e inediti documenti sulla metafisica tradotti in italiano. Tutto questo nel mio nuovo libro, The Gateway Secret, le potenzialità nascoste del cervello umano e i documenti segreti della CIA sulla coscienza. Molto presto, fuori ovunque. Se fosse possibile imbrigliare e sfruttare a nostro piacimento l'energia di una stella? Le stelle nascono da una nebulosa di fredde polveri e gas disturbate nella loro posizione di equilibrio dalla gravità. Hai capito bene? La gravità fa in modo che queste nebulose si mettano a ruotare formando un primo nucleo di condensazione attorno al quale si addensano altre polveri attirate dalla forza di gravità. Il compattarsi del materiale, oltre che far aumentare la forza gravitazionale, fa progressivamente aumentare la velocità di rotazione e questo compatta ulteriormente il nucleo in un ciclo che si autoalimenta. Contemporaneamente la pressione, l'attrito fra le particelle delle nebulose di idrogeno e la liberazione di energia gravitazionale provocano un aumento della temperatura. A 9 milioni di gradi avvengono reazioni termonucleari e a quel punto nasce la stella. Il funzionamento di una stella è veramente elementare, ok? Quando la temperatura raggiunge un valore tale da far innescare le reazioni termonucleari, si ottiene la stella vera e propria. La stella rimane nella fase di stabilità finché sussiste l'equilibrio tra la forza gravitazionale che tende a farla collassare e il calore che la fa dilatare. Quella che avviene all'interno della stella, signori, si chiama fusione nucleare. Energia generata naturalmente, energia pulita e infinita. Pensate che una stella come il Sole può fornire energia per 10 miliardi di anni. Ma che cos'è l'energia atomica? Sei sicuro di saperlo? Seguimi fino alla fine perché ti caccio una bomba veramente devastante. Ti parlerò di una notizia di cui in Italia nessuno ha parlato, che sarà in grado di squagliarti il cervello, ok? Seguimi. Energia atomica, lo dice la parola stessa, no? L'energia degli atomi. L'energia atomica, cari signori, non è altro che l'energia liberata dalle reazioni nucleari e dal decadimento radioattivo sotto forma di energia elettromagnetica e cinetica. Questa energia, come ben sappiamo, è sfruttata da numerosissime tecnologie nucleari qui sul pianeta e ha una particolare rilevanza nel settore energetico. Lo sapete tutti, no? Noi scimmie disevolute, da qualche decennio ci siamo messi a trafficare con cose più grandi di noi e abbiamo ottenuto scarsi risultati e grande inquinamento. Infatti, comunemente ci si riferisce all'energia nucleare come a quella proprio liberata in modo controllato nelle centrali nucleari. E poche volte, parlando di energia atomica, ci si riferisce in ambito energetico, non si fa mai riferimento ai processi stellari, chiaro? In una centrale l'energia nucleare viene liberata dalla fissione del combustibile, che spesso, no fusione, è fissione del combustibile, che spesso è composto da isotopi di uranio e plutonio. Nel reattore il combustibile viene convertito in energia termica sfruttabile per la produzione di energia elettrica, capito? Con lo scarto ovviamente di residui radioattivi. Quello che succede però non è quello che avviene con le stelle. Nelle centrali nucleari avviene la fissione. E qual è la differenza fra fusione e fissione nucleare? Molto semplice. Questi sono processi, cari signori, che interessano il mondo dell'estremamente piccolo. L'atomo, che cos'è l'atomo? L'atomo non è altro che il mattone della materia. È a dimensioni minuscole, nell'ordine di un decimo di miliardesimo di metro. Capito?
però paradossalmente è quasi completamente vuoto, nel senso che nell'atomo ci sono elettroni nella parte più esterna e poi al centro c'è un nucleo, e pensate che il nucleo è 100.000 volte più piccolo dell'atomo stesso. L'energia nucleare si libera quando si cambia la configurazione dei nuclei atomici. Fissione quando si dividono e fusione quando si fondono i nuclei degli atomi. La fusione, è il processo nel quale due nuclei si fondono l'uno con l'altro ed è esattamente il processo opposto rispetto alla fissione nucleare, cioè il processo con il quale due nuclei non si fondono ma si dividono, cioè il processo con il quale un nucleo più grande come quello di uranio si scinde in parti più piccole generando energia. Fino a questo momento storico, signori, nessuno era mai stato in grado di creare strumenti che producessero energia dalla fusione, ma solo dalla fissione, chiaro? Che non è esattamente la risposta finale al fabbisogno energetico del pianeta, va bene? Ma cosa succederebbe se fossimo in grado di produrre e controllare il potere di una stella? Ebbene, nel giro di qualche centinaia di anni, letteralmente la razza umana si eleverebbe a civiltà di tipo 1 sulla scala di Kardashev. Ecco cosa succederebbe. Ed è esattamente quello che sta succedendo. E vi direte come sta succedendo? Sì, sì, il mondo è cambiato, sta cambiando. In pochi riportano queste notizie e quello che è successo ha un'importanza storica senza precedenti. Abbi la pazienza di seguire questo video fino alla fine perché ti aggiornerò su quello che sta succedendo nel mondo. Però prima, ovviamente, siccome voglio che ai miei spettatori rimanga qualcosa, voglio che capisci bene il contenuto, ok? Non stiamo proprio creando delle stelle, va bene? Noi non replichiamo esattamente il meccanismo dell'idrogeno nelle stelle, ma lo imitiamo adattandolo alle nostre condizioni. Perché ovviamente esperimenti di fusione sono stati fatti, no? Scendendo più nel dettaglio, le reazioni di fusione più studiate qui sul nostro pianetucolo di gibboni disevoluti sono un po' diverse, no? Da quelle che avvengono davvero poi nelle stelle. Perché comunque le condizioni fisiche sono differenti, ok? Non è che puoi creare una stella. Quello che facciamo noi è sperimentare reazioni tra due atomi parenti dell'idrogeno, ossia il deuterio e il trizio. Entrambi questi atomi, parenti dell'idrogeno, hanno proprietà chimiche simili a quelle dell'idrogeno, però sono più pesanti, perché hanno un nucleo diverso, e il trizio è anche radioattivo, tra l'altro. In una reazione tipica, che cosa succede? Succede che un nucleo di deuterio e uno di trizio si fondono per creare un nucleo di elio, semplice elio, quello dei palloncini e del nucleo delle stelle, più un neutrone liberando energia che, per ogni reazione fra questi due atomi, è tipicamente un milione di volte superiore a quella di combustione. Quindi, ripeto, ok, tranquilli, ripeto. Reazione fra deuterio e trizio, i cui nuclei degli atomi si fondono, non si scindono, si fondono, per creare elio e un neutrone liberando un grande quantitativo di energia pulita. Attraverso la fusione, chiaro? Non attraverso la fissione, ma attraverso la fusione nucleare. Energia totalmente pulita. Ora, non è così semplice, ok? Sembra che la faccio facile, ma non è semplice per niente fare in modo che questi processi rimangano stabili e funzionino da un punto di vista meccanico e replicabile per produrre energia, ok? Non è facile. Però, diciamo che nel corso degli anni ci sono stati notevoli passi avanti. E la notizia che voglio riportarvi oggi è correlata ad un annuncio ufficiale congiunto dell'Unione Europea con il Giappone inerente alla creazione di un reattore a fusione, operativo, hai capito bene, operativo e gigantesco. Ti rendi conto? Te ne rendi conto? I ragazzini stanno scapocciando sul nuovo trailer di GTA 6, non si parla d'altro, vivo in un paese di scimmie, e nessuno, dico nessuno, ha riportato la notizia di questo annuncio epocale che, non esagero, io non esagero, potrebbe cambiare la razza umana per sempre. Hanno creato un cavolo di reattore a fusione mastodontico che, signori, dalle prime foto sembra veramente uscito da un film di fantascienza, che cambierà il mondo,
State guardando il sito ufficiale con l'annuncio e il comunicato stampa ufficiale che riporta la cosa. Attenzione, non è l'annuncio correlato alla creazione, all'inizio della creazione di un'idea. No, no, è già bello che è pronto e funzionante, capito? È stato annunciato l'inizio delle operazioni. Situato nella prefettura di Ibaraki, in Giappone, il reattore a fusione JT-60SA è il più grande reattore a fusione mai costruito dall'uomo e ha ufficialmente, alla luce del sole, iniziato le sue operazioni il 1 dicembre 2023. I ministri in Giappone e le autorità energetiche europee hanno caratterizzato l'iniziativa come parte di uno sforzo internazionale più ampio per sviluppare energia pulita attraverso le tecnologie di fusione che verranno ovviamente migliorate, espanse, duplicate e ampliate nei prossimi anni. Durante l'evento della scorsa settimana, perché ovviamente c'è stata insomma una sorta di presentazione, l'Unione Europea e il Giappone hanno confermato il loro impegno nei confronti dell'iniziativa chiamata International Fusion School, che offrirà formazione per i futuri specialisti nelle aree scientifiche e tecnologiche necessarie per sviluppare e mantenere l'energia di fusione. Il reattore a fusione costruito in Giappone è un prodigio, signori della tecnologia, ok? Ed è parte di un progetto molto più ampio. È uno dei tre progetti con sede in Giappone che il paese, insieme ai suoi partner dell'UE, stanno intraprendendo come parte dell'accordo sull'approccio allargato. Firmato all'inizio del 2007, l'accordo delinea il piano di ricerca del Giappone a sostegno di DEMO. Questo DEMO sarebbe una centrale elettrica dimostrativa che rappresenterà il prossimo passo nello sviluppo delle tecnologie di fusione. Ci faranno capire come produrre energia elettrica dalla fusione nucleare, dalla tecnologia di fusione alla produzione smisurata e pulita di energia elettrica, totalmente pulita. Una seconda fase di attività è stata avviata nell'ambito dell'approccio allargato nel 2020, con uno studio sui vantaggi del programma pubblicato nel maggio del 2021. È già qualche anno che ci stanno dietro e tra il 2020 e il 2021, insomma, hanno pubblicato vari rapporti. I progetti con sede in Giappone mirano ad accelerare lo sviluppo dell'energia da fusione e portano una rivoluzione senza precedenti nell'ambito dell'energia atomica. Oltre alla costruzione, no, del nuovo reattore mastodontico, guardate che roba impressionante, fa effetto, i progetti mirano anche a facilitare la ricerca sullo sviluppo di materiali innovativi che potranno essere utilizzati nella costruzione di ulteriori reattori a fusione negli anni a venire, nonché a sfruttare risorse di calcolo avanzato ad alte prestazioni che possano consentire obiettivi simili. Lo ricordate il computer quantistico più potente del mondo di cui ho parlato in questo video, annunciato qualche mese fa da un consorzio franco-tedesco appoggiato e finanziato dall'Unione Europea? Il computer chiamato Jupiter? 500 milioni di euro di computer, dico 500 milioni di euro, ecco, verrà utilizzato, oltre che per l'addestramento di intelligenze artificiali che a confronto Terminator è un clown, anche per la ricerca in ambito di fusione nucleare e risorse illimitate di energia. A tutto questo vorrei aggiungere il nuovo annuncio della NASA che vuole alimentare i veicoli spaziali nel prossimo futuro con l'energia atomica. E mi chiedo, a questo punto, quando la fissiamo la data per i viaggi interstellari? Pensaci, lascia stare che l'annuncio della NASA è correlato all'utilizzo di isotopi e quindi alla fissione, ma cosa succederà nei prossimi 100 anni se perfezioniamo l'utilizzo della fusione? Immagina di imbrigliare tutto il potere di una stella in un'astronave. Immagina di imbrigliare tutto il potere di una stella per la produzione di energia. In che modo potrebbe elevarsi la razza umana? Si parla inoltre della scoperta di nuovi materiali, utilizzo di energia pulita infinita, chiaro, di una rivoluzione senza eguali nella storia dell'umanità. L'energia da fusione è una delle fonti energetiche più promettenti, e perché? Te lo sei mai chiesto? Sembra che sto facendo la promo all'energia atomica, no? Ma ci sarà un motivo, no? Un motivo ci sarà, te lo spiego. È una delle più promettenti perché non produce anidride carbonica.
e parliamo di una risorsa significativa in termini di obiettivi più ampi per raggiungere le emissioni zero entro il 2050. Ma è sicura? La fusione nucleare è sicura? La risposta è sì, è molto più sicura della fissione. In contrasto con tutto lo stigma, no, associato all'energia nucleare che continua a prevalere contro di essa, i sostenitori della fusione nucleare sottolineano la sua sicurezza come fonte di produzione di energia per un solo ed unico motivo, signori, un motivo solo. La reazione di fusione si arresta non appena la sua fonte di energia viene disattivata e, come se non bastasse, non produce materiali di scarto radioattivi. Chiaro? A causa di queste caratteristiche, nell'annuncio ufficiale leggiamo che la fusione si qualifica come una delle fonti energetiche di prossima generazione che affronta contemporaneamente, attenzione alle parole, l'approvvigionamento energetico e le sfide ambientali. Parliamo, come detto qui, di una soluzione unica per colmare il fabbisogno energetico del pianeta e le sfide a tutela dell'ambiente. Due cosine che non sono sempre andate d'accordo, sono sempre entrate in contrasto, perché per alimentare il fabbisogno del pianeta devi inquinare di più e di conseguenza gli asset in crescita per quanto riguarda l'approvvigionamento energetico sono andati di pari passo con quelli correlati all'inquinamento. Ma non sarà più così, non deve essere per sempre così, chiaro? La fusione nucleare, signori, è la risposta univoca alle domande correlate all'energia e all'ambiente. E quello che hanno creato in Giappone è sensazionale. E tu, che cosa ne pensi? Che idea ti sei fatto? Ti è piaciuto il video? Se ti è piaciuto, mi raccomando, fammelo capire con un semplice like che non ti costa niente. Non fare il tacchino tirchio con le manine corte, no? Clicca sul tasto dei like. E se sei nuovo e ti interessa i temi che affronto, iscriviti al canale. Io vi voglio bene, vi ringrazio per avermi seguito e vi rimando come sempre al prossimo episodio. Adieu!